Bentornati amici di Master Toy. Perdonatemi, oggi sono veramente entusiasta perché stiamo portando sul canale appunto un nuovo strumento. Sì, uno strumento dedicato a voi ragazzi. Oltre a mostrare le vostre collezioni come già avete fatto, e ringrazio un'altra volta Davide Piero Pan per averci dato un'immensa collezione, un museo da vedere, e se ancora non l'hai fatto, vai giù nei link in descrizione, raggiungi appunto questo video perché è meraviglioso. Lo trovi appunto qua su YouTube oppure on Facebook Master Toy Live e Master Toy Shop, perché appunto sapete che ogni cosa viene poi anche riportata on Facebook. Un nuovo forum dove diamo l'opportunità di mandare quello che è il vostro modo di creare. Quindi se siete dei Gundam Maker e avete questa passione per i Gunpla, io sto cominciando il Gundam Unleashed Perfect Grade 1.60, sto ancora decidendo se lo faremo semplicemente a secco con le panne line e gli adesivi, ma non ci spingiamo oltre, anche perché insomma richiederebbe tantissimo tempo. Ed ecco perché cerco proprio te se hai voglia di mostrare quello che sono i tuoi lavori, strumento dedicato proprio a voi che siete dei creativi. Quindi continuate il vostro lavoro come già fate sempre, quindi commentate, condividete, insomma, e aiutate quelle che sono le nostre iniziative. Vi invito a seguire ancora Goking e anche un saluto a tutti gli amici di Anime Japan Shop. Detto questo, ragazzi, il link in descrizione l'avete. Che cosa ci rimane da fare? Beh, guardatevi la prima, la seconda e la terza fase. Intanto il Gundam Unleashed. Questo è veramente il Gundam che tanto desideravo, RX-78 Gundam Unleashed, un qualcosa di spettacolare fin dalla box, una grafica scelta con cura, tanti effetti speciali, una box che rimanerà leggendaria in quanto è una box a valigetta. Nella parte posteriore non scherziamo perché si parla delle quattro fasi di questo Gundam: frame interno, luci, armi e accessori non mancano di certo, e queste immagini ce lo vogliono dimostrare. E allora, che dire, siete impazienti e lo sono anch'io. Iniziamo le nostre fasi di montaggio, ma prima osserviamo che cosa c'è all'interno. Ebbene, il compagno della nostra storia assolutamente sarà questo libretto illustrativo, perché in parte ci racconta la storia dell'RX, ma soprattutto ci spiega cosa c'è di diverso in questo Perfect Grade 1.60. Infatti, 5 fasi per arrivare alla trasformazione, dove poi addirittura possiamo, oltre che tenerlo scarenato, anche aprirlo tutto quanto. E in queste puntate, e vi invito a farlo fino alla fine, quindi rimani collegato, andremo a vedere proprio tutte quante le fasi e la bellezza che va a completare un oggetto del genere. Vi dico solo che non scherziamo mica, perché oltre ai innumerevoli accessori c'è anche il Core Fighter, una figata pazzesca. Considerate che addirittura il Core Fighter, oltre che poter andare all'interno, è anche trasformabile. Fondamentale seguire quelle che sono tutte le istruzioni. Mi sono divertito davvero tanto e sono convinto che vi divertirete anche voi. È abbastanza facile la fase di costruzione di
questo Gunpla semplicemente perché hanno aggiunto delle immagini descrittive e semplificato quello che è il sistema di montaggio, ok? Ed eccole, belle, finite e completate. Sono arrivato fino a qui. Questa è appunto la prima e seconda fase dove vi faccio già vedere quelli che sono i movimenti di questo prodotto. Ottima l'escursione della sovraggamba con la parte del polpaccio. Vedete i pistoni a vista. Ma molto peggio invece quello che è il piedino. È come se avessimo fatto un passo indietro. L'escursione interna e esterna era molto più lasca a suo tempo su altri 1,60. Invece qui, specialmente nell'escursione interna, purtroppo non avete un range d'azione ampissimo. Per carità, come vedete, la punta scende in avanti, funziona bene, il gonnello ha tutta l'apertura, ma già siamo abituati a tutto questo. È proprio lì il piccolo difetto. Oh mio Dio, neanche tanto piccolo, perché poi quando volete un posing un po' più complesso diventa complicato non avendo un ampio margine d'azione. Per il resto, nella parte superiore delle anche è perfetta perché c'è un'ottima escursione in tutti quanti i lati, quindi sia se andate all'indietro, in avanti o lateralmente, non c'è assolutamente nessun problema. La bellezza è tanta di questo frame e possiamo dire che la prima e seconda fase è un po' come siamo abituati già anche nei vecchi Scala 1,60. Bellissimo il Core Fight che potete scegliere già appunto completamente assemblato con dentro il protagonista, il nostro Peter Ray. E se proprio non vi piace questa configurazione già preassemblata, sappiate che il Core Fight può addirittura trasformarsi e sostituire questo pezzo aggiuntivo, un po' quella che è l'esperienza che ha fatto Bandai con il Metal Structure del New Gundam, che appunto aveva una doppia astronavina. Per il resto le braccia possono chiudersi completamente fino a toccare addirittura la spalla, quindi regge azione ampissimo. I due pistoni belli dorati anche lì vicino appunto al polso, sono di facile cambio le mani, non ci sono delle mani prensili, ma in questo caso ne abbiamo tante, una per ogni tipo di arma, ma dopo le vedremo anche meglio. Bellissime a mio avviso le colorazioni. E una volta che andiamo sulla testa, in questo caso vedete che manca un po' tutto il viso, ma siamo nella parte appunto scarenata. Vedete che c'è il perno che è trasparente proprio perché c'è un comparto luci, e laddove che poi l'andate a inserire nella parte sotto della testa, quelle luci lì fanno sì che vi dà luce anche sopra gli occhi. Attento a questa fase perché stiamo arrivando alla fase 3 e se sei deboli di cuore, arreggiti forte perché è la parte davvero cool di questo prodotto. Un'esperienza incredibile, mi sono divertito tanto e sono convinto che farà divertire anche voi. Quindi rimani collegato fino alla fine di questo video perché ne vedrete delle belle con la fase 3. Wow! Che spettacolo! Ed eccolo qua, ragazzi. Guardate che trasformazione, quanta massa recuperata in questo frame. È rabbioso, aggressivo quanto basta.
ponti di luce in ogni dove, colorazioni a contrasto, un po' quello che ottenevano quei Gunpla Maker di altissimo livello pitturando appunto l'interno del frame. Ma oggi potrete ottenere questo anche voi, grazie alla splendida idea che ha avuto Bandai con la terza fase del suo spettacolare Model Kit Gundam Unleashed RX78. E ci siamo, anche la corazza, mamma mia che bella ragazzi, davvero guardate la scelta stilistica di Bandai di utilizzare un doppio colore, era esclusiva soltanto dei migliori Gundam Maker, ma oggi grazie all'idea di Bandai abbiamo un doppio colore e gli diamo quasi un'impressione di versione K. Perché vedete che valore aggiunto andiamo a recuperare grazie ai contrasti di colore con questi grigi più chiari, lì dove non abbiamo la solita bianco noioso. Grazie a questa palette in più cromatica di grigi andiamo proprio lì a migliorare tutta quella che è l'eleganza di questa corazza. Ma Bandai in questo prodotto ha voluto proprio farci sentire il vero significato di un prodotto vicino a Real Robot. Perché vi dico questo? Guardate la scelta degli adesivi, dove vi invitano a non toccare determinate parti perché appunto sono in surriscaldamento, o come anche abbiano scelto il colore rosso e verde come proprio un aereo quando va in configurazione di volo gli si accendono quelle lucine destra e sinistra, quindi l'importanza di dimostrare che questo è un real robot a tutti gli effetti, anche secondo me per dar una giustificazione a quel filone di statue reali che poi troviamo in Giappone. Ma guardate lo spettacolo del Core Fighter, meraviglioso, eccezionale, pieno di dettagli, e l'abbiamo poi impreziosito chiaramente con gli adesivi ma anche con le panel accent, cosa che abbiamo fatto un po' in tutto il robot. E vi faccio notare come queste sono le vere e proprie plastiche del robot stesso. Peccato, ancora non c'è quel step evolutivo, ancora si nota che è una plastica. Forse Bandai potrebbe lavorare meglio su questo, perché se poi non avete 200 ore di tempo per farvelo, perché già così ne richiede parecchio, immaginate ragazzi che ancora questo effetto plastica, ed è di ottima fattura questa, stona un po' su un prodotto di 260 e passa euro. Come vedete hanno usato anche qui contrasti sulle armi e anche qui un'altra novità per renderla il più reale possibile, ma per far contenti anche quegli acquirenti che magari appunto non lo dipingono. Le due armi, appunto le spade laser, fondamentali per ogni Gundam. Quando proprio non ce la faceva in altra maniera, si passava alle spade laser. Una figata di questo shield è la possibilità anche di andare a proteggere lì gli occhi, infatti ha una manopolina per alzare e abbassare, e sappiate che è calamitato, e dopo ve lo farò vedere. Il Core Fighter può andare in trasformazione, quando spingete l'interno del cabinato addirittura quella che è la cabina di pilotaggio si rovescia e il nostro eroe Peter Ray cambia di posizione e si mette in linea con
la cabina di pilotaggio. Questa è veramente una chicca che abbiamo conosciuto già in altri prodotti Bandai, perché appunto Bandai, ragazzi, nel dettaglio fa sempre la differenza. Pensate al l'overpilder del Mazinga DX che si rovesciava, quindi insomma una bella figata, eh? E l'esperienza, vi ripeto, a mio avviso rimane più cool con le mani che non sono prensili, ma hanno proprio quello spazio per andare a contenere ogni arma del nostro protagonista, quindi sia per il mitra, sia per lo scudo e sia per le spade. Avete visto che meraviglia dalla fusione della terza con la quarta fase? Arriva la possibilità di tenere tutti i pannelli aperti proprio per andare a scoprire ogni interno dei circuiti del nostro Gundam. Ragazzi, è una figata pazzesca questa cosa di poter aprire ogni pannello e vi sentirete come dei piccoli meccanici del vostro spettacolare robot. I pannelli si incastrano tutti perfettamente, se lo montate bene non rischierete che i pannelli rimangano aperti, quindi fate veramente molta cura e attenzione a come la montate. Non so chi l'ha colorato, se poi ha avuto dei problemi di mobilità. Certi Gundam come questi, come gli Unicorn e come tanti altri, non è molto consigliato colorarli, perché purtroppo poi nelle movimentazioni si va a perdere davvero qualcosa. Anche gli stessi colori rischiano di intaccare comunque le plastiche e nel lungo tempo poi si muove tutto diversamente. Dovreste essere proprio dei professionisti che le andate comunque a pulire nei punti giusti, quindi magari gli date anche una grattatina con la carta vetrata. Sappiate che già esiste un kit ulteriore di montaggio per whipparlo ulteriormente, cioè tutti questi pannelli che avete visto aperti potete aggiungere dei piccoli pistoncini proprio ad indicare un'apertura, proprio per dargli ancora quell'effetto più real. Se volete proprio esagerare con il vostro Gunpla, beh, fatelo. A quel punto non sembrerà più un giocattolone, ma prenderà a tutti gli effetti quelle forme di un robot vero dentro la vostra vetrina. E se proprio pensavate che le chicche fossero finite, ebbene no, abbiamo anche uno shield magnetico, robusto, che si aggancia a meraviglia e non si sgancia così facilmente, come tanti magari si vanno ad immaginare. Addirittura il mitra lo potete attaccare nella parte posteriore, gli date un vero effetto cool, stile del cartone animato. Tutte le armi le può portare con sé,
è pronto all'azione. Non è un prodotto piccolo, difatti fa 32 cm ed è un'altezza importante. Vi ricordo che le parti metalliche sono anche nei reattori e nei piccoli mitra della testa, ma questo non comporta un peso eccessivo, infatti il prodotto è soltanto di 550 grammi. Un peccato, speravo che almeno arrivasse sui 900. Rimane comunque un prodotto stabile e solido e ben costruito. Se proprio devo dare un punto negativo è dovuto a quei piedini e ne abbiamo già ampiamente parlato. Peccato per le colorazioni che ancora danno l'impressione di plastica, ma spero che con il prossimo prodotto anche lì Bandai migliorerà ulteriormente. Rimane a tutti gli effetti il model kit più bello su piazza, ve lo consiglio assolutamente, non potete perderlo, specialmente perché montarlo è uno spasso e poi in vetrina non vi sembrerà nemmeno più un robot giocattolone se lo andate perlomeno a delineare con le panel accent, come proprio ho fatto io, vi ruberà una decina di ore, e aggiungendo poi tutti quelli che sono gli adesivi. Peccato che non abbiamo ancora le decal all'interno della box, un peccato perché insomma è vero che sono più complesse da mettere, però rimangono più belle perché vanno proprio in perfetta adesione alla plastica del robot. Peccato davvero per questa stonatura. Il resto mi ha sorpreso molto rispetto a altri Perfect Grade, devo dire è il migliore della categoria. Pertanto da parte mia almeno un 9 se lo merita in assoluto. E quindi, amico mio, se non sei d'accordo, magari commenta, ricorda però di aiutare il nostro programma condividendo questo video. Spero che anche tu ti metterai all'opera, magari mi contatti su Facebook e a quel punto pubblicherò i tuoi video creativi sia di Gunpla oppure di altre cose che fai inerenti al nostro mondo. Detto questo, ti ringrazio, un saluto da Davide Overpower e dallo staff di Gawking.